farcele. Per come si erano messe le cose nel 97, con Bret Hart ormai in procinto, anche su invito di McMahon, che non aveva onorato gli accordi presi, con Bret in procinto di passare alla WCW, tu ti saresti fidato di lui, che aveva proposto di perdere la cintura prima o preferibilmente dopo il pay-per-view, oppure saresti andato avanti con lo screw job? Se io fossi stato al posto di McMahon? Eh sì. Ma io non sono mai stato al posto di McMahon. Come faccio a immedesimarmi? Perché diciamo che le motivazioni di Bret sono le motivazioni di Bret, le motivazioni di McMahon sono le motivazioni di McMahon. Ovviamente una linea, una via di mezzo non si può trovare in quella situazione, e quindi è chiaro che chi deteneva il potere poi ha tirato le fila dalla sua parte. Io all'epoca avevo criticato parecchio Vince McMahon per la gestione, però cioè, non lo so, dal punto di vista aziendale, quello che fece McMahon non fu eticamente o politicamente corretto. Bret Hart non avrebbe rinnovato, avrebbe voluto portare la cintura in WCW, se ne dissero di tutti i colori. Come ha detto Michele poco fa, la versione più accreditata è che Bret chiese ed ottenne l'assicurazione da parte di McMahon che la cintura l'avrebbe persa all'indomani delle Survivor Series, oppure, cioè adesso io non mi ricordo se anche Raw si doveva svolgere in Canada, ma Bret non voleva assolutamente perdere la cintura in Canada, aveva chiesto addirittura di perderla il venerdì prima in uno show forse che si era svolto nel New Jersey o comunque ancora sul suolo americano, ma McMahon disse no, io non posso toglierti la cintura prima perché dobbiamo andare al pay per view con la cintura in palio, e quindi disse va bene, finirà con questa squalifica tu la perderai successivamente, ma insomma a quanto pare però insomma per un certo periodo di tempo anche l'arbitro Earl Hebner disse di non essere al corrente, ma invece lui era uno dei partecipanti. Tra l'altro fece una brutta fine quell'arbitro, perché venne licenziato perché faceva dei magheggi col merchandising, vendeva sotto banco il merchandising, e quindi in quell'occasione stette tutto dalla parte di McMahon, ma poi alla prima il McMahon lo mandò via, insomma non chiuso un occhio e lo licenziò.